Buonasera a tutti, è un piacere ospitarvi presso il campus della nostra università, l'Università Bocconi, e io credo che sia una serata particolarmente importante per Bocconi, almeno per tre ragioni. Innanzitutto, tra l'altro, saluto le autorità presenti qui con noi questa sera che ci fanno il piacere di condividere questo momento importante. Allora, in primo luogo, dicevo, un elemento di particolare importanza è il significato di questo premio che verrà conferito più avanti. Il premio nasce da un progetto che la Fondazione Pareto ha messo in campo e esprime i valori profondi che caratterizzano la nostra università, che sin dal suo inizio ha voluto far sì che l'inclusione, la diversità, uno spirito internazionale, uno spirito ovviamente di altruismo e un forte impatto sociale fossero i principali semi che nutrissero i nostri studenti e che potessero poi essere portati ovviamente a casa dagli alunni che ogni giorno popolano le aziende, le istituzioni che Bocconi appunto è riuscita a creare nel corso degli anni. E da questo punto di vista Ermanno Parete ha svolto una vita dedicata nella parte soprattutto più tragica a valorizzare un tema che è quello che probabilmente ci sta più a cuore, questo tema dell'inclusione della diversità e questo tema che peraltro abbiamo quest'anno anche in altri momenti onorato perché abbiamo anche costruito una pietra d'inciampo proprio di fronte all'ingresso di Via Sarfatti 25, quindi questo è un elemento che ci rende oltretutto orgogliosi per questo tipo di iniziativa ed è un elemento che cerchiamo sistematicamente anche con i nostri studenti di valorizzare con tutta una serie di iniziative. Quest'anno Bocconi, come tutte le scuole anglosassoni di rilievo, ha incominciato anche a istituire tutta una serie di agevolazioni e di attenzioni nei confronti delle anche diversità banalmente religiose, che è un aspetto che storicamente non veniva valorizzato all'interno del nostro paese e soprattutto della nostra istituzione. Quindi questo è un primo elemento che ci rende particolarmente contenti e felici. Un secondo è perché questa fondazione ha deciso appunto di fare una donazione a un nostro studente. Bocconi è un'università, come sapete, privata che però ha l'obiettivo di essere, ripeto, inclusiva e quindi ogni anno scarica a valle molti degli introiti che ottiene grazie appunto al pagamento delle tasse e necessita sistematicamente anche del supporto fondamentale degli stakeholder che stanno intorno a Bocconi. E abbiamo in campo un importante progetto che è la nostra sfida possibile, che è una campagna che ci permetterà, che si completerà nel 2020, che ci aiuta a raccogliere ogni anno dei fondi che aiutano degli studenti bisognosi o degli studenti che non potrebbero accedere all'istruzione che Bocconi riesce a fornir loro, appunto, di venire in Bocconi. Quindi un secondo motivo di orgoglio per la celebrazione di questa sera è che questo premio viene anche a confluire in una borsa di studio per la nostra studentessa che appunto ha vinto. Un terzo e non ultimo, ma non meno importante, ma ultimo elemento è il premio che, come verrà appunto specificato dettagliatamente dalla motivazione che il dottor Donato Parete appunto fornirà, sarà conferito a uno dei nostri alunni di più prestigio che è il dottor Colao. Il dottor Colao è un alunno esemplare di Bocconi per non solo la sua storia professionale, che peraltro è passata attraverso l'arma, una cosa a cui lui tiene molto e che nel corso del tempo poi si è sviluppata in alcune delle aziende più prestigiose, nei ruoli più importanti, fino a diventare chiaramente uno dei manager più in vista e più efficaci dal punto di vista anche dell'impatto, dal punto di vista della leadership, e questo è un aspetto chiaramente molto importante. Ma anche perché Vittorio Colao è un nostro alunno particolarmente generoso, non manca mai di give back alla nostra università, con il suo tempo e con la sua attività che è per noi particolarmente preziosa. Quindi lui è un esempio che io credo sia perfettamente appunto collimante anche con il progetto della Fondazione Parete, quindi sono particolarmente felice che possiamo ospitare qui con noi questa sera questo premio e sono oltretutto altamente contento di vedere il mio presidente in prima fila che è venuto ovviamente a felicitarsi, immagino, con il nostro vincitore. Quindi io passerei la parola al dottor Donato Parete per la lettura delle motivazioni. Grazie professor Verona,
Ringrazio la grande presenza della Guardia di Finanza con il comandante di tutta l'Italia nord-occidentale, il generale Vicanolo, e il comandante regionale della Lombardia, il generale Burla, il comandante regionale che è giunto dall'Abruzzo, il generale Aniello, il comandante provinciale di Milano, il generale De Bracco. Dall'Abruzzo e da Roma ringrazio poi il comandante della caserma Ermando Parete, la caserma che porta il nome di mio padre, il tenente colonnello Luca Tossini e in maniera particolare i finanzieri che accompagnavano sempre mio padre in quella che è stata la seconda vita di Ermando, dalla pensione fino ai 91 anni quasi. Solo poi negli ultimi 2 anni di vita si era fermato, ma prima andava ogni anno, in particolare al 27 gennaio, al giorno della memoria, nelle scuole e nelle università di tutta Italia. Si tratta, è sempre un onore per il primo parete averlo a tutti gli appuntamenti da Roma, del generale Mario Marco Angeloni, che era comandante regionale in Abruzzo quando mio padre testimoniava l'accaduto ad Acau, e dei sottufficiali Bruno, Ancora, De Santis, che materialmente lo accompagnavano sempre. Io vi ringrazio davvero di essere venuti qui oggi. Alcune parole su mio padre. Ermando Parete è nato ad Abbateggio, sulla Maiella abruzzese, versante pescarese, nel 1923, a inizio 23. Giovanissimo si è arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza e dopo la scuola Alpini di Predazzo si è trovato in piena Seconda Guerra Mondiale. Correva l'anno 1941. Poi è arrivato l'8 settembre 1943 e dopo il tradimento, tra virgolette, i tedeschi sparavano a tutti i militari italiani, che magari nemmeno avevano ben compreso cosa fosse accaduto. Dopo l'8 settembre del 43, al rompete le righe, mio padre si era trovato con le prime formazioni partigiane e da qui, quando i soldati tedeschi li catturarono, carcere a Udine e poi il campo di Dachau in Baviera, Germania. Per un certo tempo Dachau è stato considerato un campo minore, ma non è assolutamente così, anzi era un campo scuola delle SS e della Gestapo, perché poi si trasferissero nei più noti Auschwitz, Mauthausen, Bergen-Belsen, diventati maggiormente i centri di raccolta per gli ebrei da tutta l'Europa occupata. In realtà a Dachau sono tutt'oggi visibili i perimetri delle baracche dove vivevano i prigionieri, le docce con i getti per i gas letali, piuttosto agghiaccianti, con i soffitti bassi, stanzoni terribili e con un certo sarcasmo macabro del nazismo, con la scritta stanze da bagno, un po' come Arbeit macht frei. E poi i due impressionanti forni crematori, sempre in funzione. Pochi sanno che Karol Wojtyła, per esempio, molto si è occupato di Dachau, perché non era solo luogo di sterminio degli ebrei, ma dei rom, degli omosessuali, degli oppositori al nazismo col triangolo rosso, dei militari italiani dopo l'8 settembre, numerosi, ugualmente con il triangolo rosso sulle divise da deportati, perché visti come prigionieri politici, e persino, per esempio, di tantissimi sacerdoti cattolici che si erano opposti al nazismo, in particolare polacchi. Giovanni Paolo II aveva poi più volte ricevuto i sopravvissuti di Dachau, aveva ricevuto anche mio padre, e a proposito dei tanti sacerdoti cattolici deportati, da parte di Giovanni Paolo II c'è stata la beatificazione nel 1987 del vescovo di Wozawek, il polacco Mika Kozal, che fu prigioniero a Dachau e lì morì il 26 gennaio del 1943. Mio padre Ermando aveva la fortuna di essere molto giovane, di essere un finanziere
fiero e forte e di venire dalle montagne abruzzesi. Sapeva come sopravvivere, anche mangiando radici, e soprattutto aveva la forza di farcela e anche la inconsapevolezza propria dei 20 anni esatti che aveva allora. È riuscito a rimanere prigioniero e vivo per oltre 1 anno e mezzo, ma la via di uscita sarebbe stata quella del camino, come recita un adagio triste, se non fossero arrivate le forze americane, per la precisione la 7ª armata delle forze USA, e ci fu la liberazione del campo di Dachau il 29 aprile del 1945. Mio padre pesava 29 kg e fece principalmente a piedi o con passaggi di fortuna il ritorno dalla Germania alla sua abbateggio in Abruzzo. Quello che è successo dopo è molto curioso, non c'è tempo oggi per addentrarmici, ma c'era quasi un pudore poi nel raccontare, un potersi pensare ritenuti colpevoli di qualcosa, tanto che per molti anni ci fu il silenzio assoluto, tranne che in famiglia. Soltanto dai primi anni 2000 e con la diffusione della sensibilità per il giorno della memoria e con l'aiuto e la vicinanza delle persone che citavo prima, soprattutto dei suoi finanzieri, ma anche di un amministratore locale che spero continui in una carriera luminosa, l'allora sindaco della provincia, l'allora sindaco della piccola Abateggio e oggi presidente uscente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, che oggi è qua e che ringrazio moltissimo per la vicinanza al Premio Parete. Beh, grazie a tutti loro e agli appuntamenti organizzati in tutta Italia, mio padre prese coraggio e anche una verve nuova per raccontare ai ragazzi, cercando di trasmettergli il valore della memoria e anche dicendogli sempre, cito testualmente le sue parole, attenzione, è accaduto soltanto pochi anni fa e persino una cultura della semplificazione estrema o della demonizzazione del nemico, del diverso, della trama oscura ed esterna a cui magari si attribuisce causa delle proprie disgrazie, tale concezione, che era anche la stessa di considerare nemico l'ebreo, potrebbe con facilità riaprire la botola del baratro. Rimedio è non semplificare, avvicinarsi alla complessità delle cose, e voi studenti non potete che farlo con lo studio. E sforzatevi, leggete, crescete così, diventate critici, ma critici con la vostra testa, senza sfiducia generalizzata, che è un conformismo, diceva mio padre, pericoloso, inutile e autoassolutorio. Bene, nel mio intervento dovevo riferirvi il senso del Premio Parete. È soltanto ciò, portare avanti questo messaggio ancora attraverso il premio. Torno ai ringraziamenti, il mio grazie anche alla comunità che si sta formando attorno al premio. È un grazie per questo, credo venga anche da Chiara, posso immaginare, ne parleremo dopo, che è la prima degli studenti Bocconi che ben può ringraziare voi. Ovviamente lo sguardo mi va verso quelli verso i quali ho fatto fundraising per raccogliere i denari che costituiscono una essenza del premio. La borsa di studio Premio Parete, per questo siamo, spero saremo sempre qui in Bocconi, ogni anno, per una borsa di studio che costituisca l'esonero parziale dai costi per l'intero triennio di studi qui in Bocconi. Diciamo che questa è la concretizzazione migliore che potessimo immaginare per il ricordo di mio padre. Per vari motivi, innanzitutto, ma se vogliamo l'ultimo, è perché del resto mio padre aveva consentito allora a me di venire qui in Bocconi, per me da figlio unico una scelta determinante, anche se io sono stato poi uno studente un po' discolo, ho cercato di recuperare tardi, ma tornando seri, perché mio padre aveva un modo molto atipico di raccontare l'orrore della Shoah,
l'orrore del campo di sterminio nazista ai giovani. Certo, i ragazzi ne rimanevano sconvolti da molti dei dettagli che raccontava, ma il suo messaggio, questo l'ho detto più volte, era poi assolutamente di darsi da fare, di pensare a studiare e che qualsiasi difficoltà della vita, beh, lui poteva ben dirlo, era superabile nell'ottica di farcela, di diventare anzi elite. Chi meglio di voi, ragazzi studenti della Bocconi, potete cogliere l'essenza del termine, fuori da populistiche, semplicistiche, consentitemi, delle volte anche infingarde accezioni del termine. L'invito di mio padre, prendiamoci coraggio per questo, era, e cerchiamo di mantenerlo col premio Parete, è: diventate elite. O vogliamo andare verso scenari venezuelani, o dobbiamo riconoscere che non si può fare a meno degli esperti e dovete voler diventarlo, malgrado l'area che tira sembri diversa. In realtà c'è da dire che la democrazia stessa ha sempre purtroppo questo rovescio della medaglia, come se l'uguaglianza venisse raggiunta attraverso il rifiuto, il rigetto verso chi si eleva, verso l'eccellenza, persino verso chi si dà da fare, innova, crea e porta ricchezza. Leggevo di questo settimane fa sul Corriere della Sera ad opera di Giovanni Berardelli, che è docente all'Università di Perugia ed è editorialista del Corriere. Titolo inequivocabile e bello: rifiutare la competenza è un'idea falsa di democrazia. Ed è un male anche molto italiano, probabilmente anche viene da anni di ideologia anticasta o forse addirittura da un po' di sessantottismo passato. Una cronica difficoltà ad accettare i meriti di chi ce li ha. È come se una parte del nostro paese considerasse la valutazione delle capacità della singola persona come una forma di discriminazione, qualcosa di non democratico. Non è così. Le élite politiche e tecniche, come voi potrete diventare, saranno sempre necessarie, rappresenteranno sempre una forma peculiare, necessaria di aristocrazia. Necessaria, ve lo auguro, attraverso studi duri che siano appassionati e appassionanti per voi qua in Bocconi, come ve lo augurava mio padre. Vi lodo, anzi, perché oggi quelli tra voi che sono studenti, soprattutto, e tutti, perché oggi siete venuti ad ascoltare un grande manager che tra l'altro sedeva anche lui tra questi banchi come voi, in realtà per essere precisi in qualche plesso un po' più in là, il dottor Vittorio Colao, che qui si è laureato, si è distinto con questo e poi con un MBA ad Harvard, andando meritevolmente fin negli Stati Uniti. Vi auguro sinceramente di seguire il suo esempio, di raggiungere i suoi stessi traguardi, di essere spronati dalle sue parole di quest'oggi. Nell'appena passato maggio 2018 il nome di Vittorio Colao è stato annunciato dal giornalista e storico Paolo Mieli all'interno della caserma Ermando Parete a Pescara. Siamo stati onorati della sua presenza lì. Quest'oggi Paolo Mieli non è con noi e vi porto il suo saluto perché è per lavoro negli Stati Uniti, altrimenti sarebbe con noi. Il premio Parete sarà sempre articolato in questi due momenti: la proclamazione del premiato dentro la caserma Parete di Pescara, che per la disponibilità della Guardia di Finanza viene aperta ogni maggio alla città di Pescara e agli studenti abruzzesi che intervengono per ascoltare, come è stato con mio padre nel passato, il valore della memoria della Shoah. Questo maggio appunto per bocca del grande e caro Paolo Mieli, e poi in Bocconi tra ottobre e novembre a Milano con la consegna del premio Parete al premiato. Premiato che, e ben si può dire per il dottor Vittorio Colao, così come è stato per il premiato precedente e così vorremo per i prossimi assegnatari, ha per motivazione l'entusiasmo nel coniugare conoscenza e intrapresa.
Questo è ciò che la comunità del Premio Parete si augura per voi, cari e fortunati per la condizione che vivete, studenti. Lascio con piacere la parola all'assegnatario del Premio Parete 2018, il dottor Vittorio Colao, con la stessa gioia con cui ancora rivolgo un saluto affettuoso a Chiara, che ha grandemente meritato, questo lo sentirete poi, la borsa di studio Premio Parete e che poi spero di abbracciare insieme a voi. Grazie. Buonasera, buonasera. Sempre bello per me essere qua in Bocconi. Confesso che normalmente non accetto premi e non mi piacciono i premi. Sicuramente ce ne sono alcuni, due in particolare che mi hanno fatto molto piacere, il Bocconi anno dell'anno, perché era anche una celebrazione di un'istituzione e ovviamente il riconoscimento ufficiale perché lì c'è un'istituzione importante dietro. Però normalmente il mio approccio è il vero premio è l'achievement, non è il riconoscimento, non occorre il riconoscimento. E capisco il valore emulativo, capisco il valore di esempio, però spesso i premi sono un po' fini a se stesso, cioè non hanno tanta sostanza. Però oggi sono qua, e quindi perché sono qua oggi? Credo fosse utile dire. Allora, ovviamente la storia di Parete è una storia strepitosa, è una storia di lotta e di convincimento per mantenere saldi i principi di libertà, di inclusione, di accettazione della diversità. Ovviamente, come ha detto Gianmario, io sono abbastanza a mio agio con le stellette, anche se le uniformi sono di solito nere, però va bene uguale, io mi trovo molto a mio agio con le stellette. E vengo anche a scoprire che perfino la scuola alpina ho in comune, che anche quello è un elemento importante. Però ci sono tre ragioni, tre punti importanti che credo valga la pena sottolineare, e sottolineare spero che il Premio Parete sia un po' un'occasione per fare un po' di cassa da risonanza su tre riflessioni un po' più ampie. Allora, la prima che faccio è sulla parola generosità, sul concetto di generosità. Allora, la generosità... oggi c'è un premio ma c'è una borsa di studio e riflettevo sul concetto di generosità. Sappiamo tutti che in America c'è una grande generosità, 1,44% del GDP viene donato, in Europa molto meno, in Europa l'Inghilterra è su 0,50-0,60, l'Italia 0,40, però c'è una cultura di generosità diversa. Sì, ci sono tante ragioni, qualcuno dice che è perché lo Stato ha un ruolo più importante, sono state analizzate, pare che non sia scientificamente vero. Io credo che oggi vogliamo ricordare una persona che ha vissuto in un periodo fosco della storia e che, riuscito a passare questo periodo fosco, ha voluto non dimenticare, ha voluto non dimenticare, che è un concetto diverso, e ha voluto vivere generosamente per far sì che ci fosse un messaggio che generoso, di impegno e oggi anche di generosità della famiglia, che andasse oltre e costruisse su un momento negativo. La generosità ha due grandi effetti positivi. La generosità ovviamente dà un segno di ottimismo, spinge all'ottimismo. L'ottimismo non solo del beneficiario della generosità, ma anche di tutti quelli che la vedono. La generosità crea emulazione ed è una colla sociale, crea un senso di fiducia nel futuro che io credo sia molto importante in tutte le società. E la generosità è anche uno statement, e qui lei ha fatto alcune giuste, tu hai fatto alcune giuste considerazioni, sul tipo di società che vogliamo. Vogliamo una società aperta o una società chiusa? La generosità vuole la società aperta. Vogliamo una società di opportunità o una società di difesa e di arroccamento? La generosità va a cercare l'opportunità, la generosità non sostiene la difesa e l'arroccamento. Vogliamo una società solidale o una società egoista? La generosità va per la solidarietà.
A me è piaciuto molto il vostro concetto. Il concetto premio più borsa trovo che sia un concetto che appunto esprime una generosità che dà un messaggio che va oltre riconoscere quello che qualcuno ha fatto, ma che francamente vuole anche dare un messaggio di ottimismo, di positività alla società. Mi ricordo che quando un po' di tempo fa dovetti organizzare un certo evento, un certo convegno, decisi di non fare più tutte quelle solite borsette nere con dentro la chiavetta USB, con dentro una bottiglia di vino, un formaggino e altre tre cose, e dire pigliamo quell'ammontare e diamolo a una charity locale del posto dove noi organizziamo quell'evento. Perché voglio che i partecipanti sappiano che c'è qualcuno che pensa anche al mondo attorno. Io credo che oggi voi state indicando una strada a tutti. Mi piacerebbe che da oggi venisse un po' un messaggio che quando si fanno premi, quando si fanno convegni, quando si fanno queste cose, bisogna anche un po' guardare a creare un atto di generosità, un atto che dia ottimismo, che dia un po' di fiducia sul futuro. Grazie anche a storie come la vostra, che è una storia molto bella, e questa è poi anche un'opportunità per far conoscere belle realtà che ci sono. La Bocconi non ha bisogno di essere conosciuta, francamente, però diciamo in maniera più estesa è un bel concetto. Seconda riflessione che facevo è quella sulla solidarietà intergenerazionale, ed è il motivo vero per cui apprezzo moltissimo e mi fa piacere essere qua oggi, che voi abbiate scelto lo strumento della borsa di studio. Allora, di nuovo, l'Italia è un paese dove c'è una mobilità sociale bassa, dove 31%, che è 10 punti percentuali inferiori a dove dovrebbe essere, o quantomeno dove sono altri che sono un po' migliori, dove le statistiche più recenti dicono che un terzo delle persone pensano che non importa lo studio, dipende di chi sei figlio, dipende dalla famiglia in cui nasci, cioè c'è un effetto quasi di predestinazione dei giovani, e poi c'è concentrazione di ricchezza, eccetera. Purtroppo molti giovani bravi vanno via, l'anno scorso è stato l'anno peggiore nella storia delle statistiche recenti in termini di deflusso di laureati dall'Italia. E devo dire che il concetto della solidarietà intergenerazionale è bello. Il rettore ha parlato di give back. Allora, io confesso che a me il give back non piace come espressione, è molto americana, c'è questo concetto di play hard, make money and give back. A me piace un po' di più il give forward, perché give back suona un po' come ho avuto ma non me lo meritavo veramente, ho preso e allora lo ridò indietro. A me piace invece il concetto del give forward, cioè dell'investimento sul futuro, sulla prossima generazione. È un messaggio positivo di ottimismo che diamo a chi, come Chiara, è brava, si vuole impegnare, ha deciso di studiare una cosa anche un po' di frontiera, un po' nuova, ma è anche un messaggio di investimento e di supporto alla scienza. Mi rifaccio esattamente alle cose, la vera scienza, la scienza buona, quella positiva, quella dei fatti, quella che vuole risolvere i problemi. È un concetto di investimento sul futuro, sull'ambiente attorno a te, sulle persone dopo di te. E credo poi incoraggi l'effetto moltiplicatore. È stato ricordato, io sono andato a studiare in America anche grazie a una borsa di studio, la vita mi è andata bene, è chiaro che c'è un effetto moltiplicatore. Adesso io sono non in give back, in give forward, io voglio dare avanti sul futuro, e di nuovo ci sono persone che io sono sicuro avranno molto successo e poi a un certo punto cominceranno anche loro a sentire che hanno beneficiato di solidarietà da giovane, di solidarietà intergenerazionale, e vorranno essere generoso. Quindi penso che generosità e solidarietà intergenerazionale sono veramente due pilastri delle società che vogliamo costruire. È importante rafforzarlo, l'occasione che voi ci date oggi è ottima. E poi c'è il terzo motivo, che è, qui confesso, dichiaro conflitto di interessi, la Bocconi. La Bocconi è stata scelta per il premio Parete. Io sono di parte qua, devo dirlo, lo ammetto subito. La Bocconi è particolarmente necessaria in questo momento. Il mondo è molto più interconnesso, i problemi hanno un livello di complessità enorme, poi che si pensi al problema dell'ambiente, che si pensi alla digitalizzazione, che si pensi al commercio internazionale, che si pensi a qualunque area,
la complessità dell'intersezione tra tecnologia, sistemi giuridici e business è infinitamente superiore a quello che era nei tempi in cui studiavo io. E devo dire che questa interconnessione, come ha detto giustamente Parete, non è che porta solo cose positive, porta anche diciamo percezioni e idee poco superficiali, poco sane, a volte semplicemente istinti e passioni poco adatte a risolvere i problemi. E va bene che sia così, perché ovviamente vogliamo rimanere democratici ed è giusto che chiunque possa esprimersi, e più comunicazione sicuramente non può fare male, ma bisogna affinare sempre più la comprensione dei fenomeni e bisogna essere veramente a livelli di eccellenza per permettere agli individui di capire le conseguenze di questi istinti, di queste passioni. Da Bocconi, e in generale l'università, in generale la scuola superiore, ha un ruolo enorme nel cercare di dare sostanza, non di rimpiazzare gli istinti, le passioni, le emozioni, ma di dare sostanza fattuale a questo. E devo dire, da Bocconi lo fa da anni, in maniera, a mio quantomeno nei 40 anni che l'ho potuta seguire io, in maniera eccellente, è altamente internazionalizzata nei professori, negli studenti, nei programmi. Ha i nuovi corsi, tra cui quello che Chiara frequenta adesso, alcune cose sono più di frontiera perché il mondo sta andando lì, anche tutta la parte legale, la parte regolatoria, ha anche aree di studio che sono molto utili e saranno necessarie in Italia, la cultura, l'intrattenimento, la moda, eccetera. È salita tantissimo nei ranking, quando sono venuto io qua, insomma, era la migliore università italiana e non mi preoccupavo che fosse niente più di quello. Adesso è altissima grazie, credo, all'eccellente lavoro fatto dal rettore, dai vari rettori e da tutta la faculty che lavorano veramente tanto. È salita tantissimo nei ranking internazionali, ma soprattutto c'è una cosa che è molto positiva. Bocconi è ambizioso in maniera sana, cioè vuole essere brava, vuole vincere, vuole insegnare, trasferire ai ragazzi l'ambizione all'eccellenza, alla comprensione dei problemi in profondità, ma in maniera sana, non con scorciatoie, non con di nuovo superficialità o messaggi semplici, ma con duro lavoro e dura comprensione. Quindi credo che ti aspetteranno 3 anni abbastanza intensi, ma alzeranno l'ambizione tua e dei tuoi compagni di classe in maniera giusta, in maniera sana, un'ambizione di avere un impatto, penso, positivo. Quindi, perché la Bocconi lo fa? Perché la Bocconi fondamentalmente è ottimista, nonostante ogni tanto magari si possa avere percezioni diverse, è un'istituzione che crea ottimisti, che crea gente che vuole avere un impatto nella società. Io sono stato molto fortunato, l'ho potuto avere, e lavorando i professori e gli studenti assieme con dedizione e intensità contribuisce a, appunto, portare avanti la scienza, quella economica nel caso specifico, ma anche a rafforzare, penso, i concetti di solidarietà e di generosità che sono importanti. Quindi oggi voi lo riconoscete, siete bravi, complimenti, più che per il premio, per la borsa, francamente. Spero che il messaggio vada oltre Bocconi oggi e Parete, ma che diventi un po' un'abitudine di chi vuole celebrare qualcosa, di mettere un po' da parte, poco tanto, non importa, per atti di generosità e per atti di give forward, non di give back, Gianmario. E vorrei dire che oggi qua siamo veramente non tanto a celebrare un premio, ma a celebrare la generosità, la solidarietà intergenerazionale, la qualità di questa grande istituzione e, francamente, a celebrare Chiara, che sarà a sua volta un esempio per altri. Grazie mille. Grazie infinite.